Tra posti di lavoro persi, imprese fallite, immobili invenduti, la crisi ha colpito duro l'edilizia. Ma a certe condizioni si può ripartire. È questo il messaggio lanciato dai sindacati di categoria di CGIL e CISL e UIL in un convegno organizzato alla Triennale per presentare un'indagine congiunturale sul settore, realizzata dal Politecnico di Milano. Ma noi siamo partiti prima di tutto da una situazione di crisi del nostro settore che ormai dura da anni, addirittura dal 2008. Una perdita di lavoratori nel territorio milanese di circa 20.000 iscritti, sono sparite più di 2.500 imprese e su questo abbiamo cominciato a fare un ragionamento su come uscirne da questa crisi, sapendo che il settore immobiliare vede una mancanza di vendita, c'è un invenduto intorno al 40%. Allora su questo ci siamo posti il problema: dove sta andando questo settore e in qualche maniera che risposta dare a questo settore, perché anche come parti sociali riteniamo che sia venuto il momento di contribuire e dare un nostro segnale, un nostro contributo concreto. Noi abbiamo un sistema bilaterale che in qualche maniera ha sempre dato un contributo forte in passato per la qualificazione sia delle imprese che dei lavoratori. Riteniamo che questo sistema si deve dare uno slancio maggiore, riqualificarsi lo stesso sistema bilaterale, perché ormai le sfide sono completamente diverse da quelle del passato. Ormai il classico muratore non esiste più, la classica impresa che c'era fino adesso non esiste più. Ci sono nuovi materiali, c'è un nuovo modo di costruire e su questo non ci dobbiamo in qualche maniera adeguare. C'è una riqualificazione del territorio che noi crediamo di dare un contributo forte e il messaggio forte che credo che sia emerso anche da questo studio è che noi non dobbiamo subire i cambiamenti, ma noi dobbiamo dare un indirizzo forte al cambiamento. Dalla ricerca, numeri a parte, sono usciti numerosi spunti di riflessione. Il primo elemento importante è che si è formato un dialogo necessario e intelligente tra le organizzazioni sindacali e l'università, tra l'organizzazione del mondo del lavoro e il mondo della ricerca e dello sviluppo. In questo rapporto congiunturale ci sono due questioni che sono state poste. Una, quali sono le trasformazioni della città? Oggi le città non sono più quelle conurbazioni definibili e riscrivibili nel taglio tra città e campagna, ma sono in realtà delle grandi agglomerazioni, la città è esplosa, la maggior parte della popolazione nel mondo ormai vive in condizione urbana, le trasformazioni, le ambizioni, le ansie, le aspettative anche in termini di servizio, di mobilità della popolazione urbana sono molto alte e il settore delle costruzioni a questo deve dare delle risposte. Che non possono più essere in termini dell'edilizia tradizionale, fatta nelle modalità tradizionali, ma deve essere un'edilizia innovativa che cambia dal punto di vista dei suoi contenuti, prodotti, l'ecologia, la sostenibilità, ma anche dei processi produttivi, quindi una riorganizzazione delle imprese e una qualificazione soprattutto del lavoratore, che non può più essere quell'uomo con la canottiera che sta nei cantieri con la pompa dell'acqua a mischiare il cemento con la betoniera, ma deve essere un uomo tecnologico capace di assemblare i prodotti e costruire il prodotto innovativo dove poi le persone andranno ad abitare e ci andranno a vivere.